Ok, dunque, quindi stavamo dicendo di, per esempio, di come era fatto musica su due dimensioni. Musica su due dimensioni moderna ha registrato sostanzialmente la parte di flauto. E poi l'ha manipolata con tagli, tagli di tutti i tipi, tutte le forme, tutte le misure, da tagli microscopici fino a tagli macroscopici, Però il selezionando materiale appunto. di partenza era lo stesso, insomma, che veniva suonato Bah, adesso qui non so se è dal proprio vivo? esattamente lo stesso perché è difficile capirlo dal nastro, però. Ok, Sicuramente alcune parti sì, perché si percepiscono bene e ok. quindi alcune parti sì. Cioè, appunto, l'esempio, diciamo, era quello perché era una manipolazione, era questo tipo di manipolazione che vi viene chiesta. Con questo tipo di manipolazione si può fare un sacco di roba, cioè, il problema è negli esercizi. L'esercizio serve soprattutto a stimolare la vostra fantasia su una specifica possibilità. Cioè, è chiaro che se andate da un'altra parte e fate un'altra cosa, boh, sì, ok, andate fuori tema, diciamo. No? Questo è un po' però appunto, nulla ti vieta, beh, hai sentito che ne so, a volte per esempio Maderna registra anche solo il riverbero, vabbè, voi non potete usare il riverbero, però voglio dire, appunto si è molto, ha molto scatenato la propria fantasia. Quelli erano Sì, i sì. mezzi che lui aveva all'epoca, no? E quindi quello che per voi è un esercizio, per lui era quasi una mossa obbligata, anzi, lui è stato il primo a fare questo tipo di cose qua. No, veramente, voglio dire, la registrazione degli strumenti sul nastro era qualcosa che risaliva molto prima al 52 con gli esperimenti di tape music americana. Però appunto l'idea di mettere a contrasto la dimensione reale, la dimensione dello strumento e una dimensione che possiamo dire, che ne so, onirica, comunque elettronica dello strumento, è sostanzialmente stata un'idea di Maderna, ecco, questo. Sì, no, no, ma nel senso io penso che la mia idea, mo, al di là del fatto che appunto io abbia accennato alle tecniche di sintesi per distorsione, è tranquillamente trasportabile, diciamo, nell'ambito anche semplicemente del taglio. Basta appunto andare a ricercare il taglio più funzionale, perché appunto, come ha detto anche lei, lo stesso Maderna poi sfrutta tutto il campione, cioè non è che si limita a riprendere le Tutto, note o il frasetto, tutto. No, anche no, microparti o residui del suono sono sfruttate per creare delle forme, quindi è quello, diciamo, quello a cui tendevo io. Poi ecco, riuscivo a formalizzarlo solo in ambito di sintesi, e quello mi rendo conto che certo non era richiesto, quindi insomma era letteralmente fuori tema su questo. Pienamente, no, sono pienamente d'accordo. Devi pensare a come farlo, come raggiungere lo stesso effetto. Beh, mettiamo conto, fai per ipotesi l'ipotesi che non hai altri strumenti. Puoi usare solo quelli. Cosa fai? Dici, non si può fare musica? Ha voglia, cioè, non puoi fare a tonnellate. Questo come cosa. Ma c'è qualcosa da farmi vedere oppure Cioè, dovrei, ho gli schemi, però purtroppo non sono scannerizzati perché li ho fatti tutti a mano, quello è il
problema. Più che schemi, in verità sono appunti, ecco. L'unico schema che ho è del suono forma iniziale e basta, fondamentalmente. Allora, l'altro Leonardo sostiene che la settimana prossima il pezzo suo è pronto. Io, siccome non ho ancora visto niente, e vi devo dire sinceramente la verità, allora, questa cosa di vedere solo il pezzo quando è pronto, fatto e finito, no, non mi piace, nel senso che così, diciamo, l'apporto didattico che si può dare è veramente minimo, è di dire, vabbè, questo non va, questo non va. Il pezzo così funziona a metà e non c'è tempo né modo di correggere queste cose, no? Quindi voglio dire, io appunto con voi vorrei elaborare dei percorsi intermedi in cui ogni settimana ci vediamo, vediamo le cose, diciamo vabbè, allora qua c'è questo da correggere, c'è questo, no? Perché altrimenti, vabbè, diciamo, lo fate da voi e io sto lì solo a dire, no? Non è che vi aiuto molto così facendo, a cose fatte, intendo dire. Sì, più che altro, cioè, io l'ho fatto sentire anche al maestro, cioè l'ho fatto sentire solo al maestro, eccetera, e c'è stato il più grande problema che era quello di aver usato una libreria perché non ho trovato nessuno da cui farlo suonare. Vabbè, Questo pezzo. questo posso capire che è un problemaccio, ma voglio dire, se me lo facevi sentire anche a me, va bene, forse il risultato sarebbe stato lo stesso, ma insomma, ne parlavamo. Guardi, stasera le mando subito il pezzo perché ce l'ho già esportato, ce l'ho già super pronto. Forse le riesco a mandare anche la partitura per flauto perché ce l'ho già chiusa e l'elettronica, però il resto è tutto da esportare, quindi non so quanto ci metterò. Vabbè, Quando insomma, torno quello che posso quello mandare. che è, no, il fatto è che essendo dopo la lezione, poi vabbè, o te lo commento su Slack, o se no, vabbè, ci vediamo la settimana prossima. Cioè, la questione è che veramente io vi inviterei a prendere, cioè, a approfittare un po' di più delle lezioni. Nel senso che così è. Di che cosa parliamo? Boh, in più i vostri colleghi nemmeno si degnano di venire, quindi o di apparire. Che ne dite? Una cosa che mi viene in mente sul momento, visto che si era posto il problema musicale proprio, di capire come saturare senza saturare, mettiamola così, nel senso come creare qualcosa che risultasse, tra virgolette, distorto, ma solo per manipolazione del campione standard, diciamo. Potremmo provare a vedere uno script magari in Python di quella cosa lì sfruttando Diskin, perché personalmente, a parte l'idea della modifica del pitch, proprio mi rendo conto che tecnicamente non saprei nemmeno come approcciarlo. È Ok, un'idea. per esempio, potremmo, si può, creare un pulviscolo, oppure si può modulare l'inviluppo, cambiarlo, sostanzialmente rimodulare il segnale, Che intende per rimodulare l'inviluppo, scusi? no? Beh, diciamo che il suono ha il suo inviluppo, e gli si sovrappone un altro inviluppo, per esempio un inviluppo percussivo. Questo si poteva fare, i maestri del taglio, come erano Maderna, Zuccheri e Berio, lo facevano con i tagli di rimodulare l'inviluppo del segnale. Ma vabbè, Quindi adesso fondamentalmente. no, dimmi. No, scusi, prego. No, se tu vuoi far diventare una percussione un suono tenuto di clarinetto, ci applichi sopra un inviluppo esponenziale.
quello ti diventerà un'altra cosa che Ma avrà. dato sempre dal clarinetto, però, cioè, nel Certo, senso ci metto sopra un altro campione di clarinetto che avrà un altro tipo di. no, c'è un campione di clarinetto al quale tu sovrapponi un inviluppo esponenziale. Cioè, questo Ok. Una additiva di campioni, cioè cioè per capire più o non meno il ci sono progetto. due No. campioni di clarinetto, ce n'è uno solo, Ah, no? ok. È con un expon, per esempio, no? Questo è uno strumento di C-Sound, non ci vuole niente, non ci vuole Python. Python ti serve per organizzare tutte le note fatte in questo modo, no? Però, allora, questo è un altro modo di, tra virgolette, distorcere il segnale senza, cioè, giocando solo sull'ampiezza, con la quale ovviamente potete giocare. L'altro modo è quello appunto, è un modo che usa Moderna, è quello di ritagliare il segnale, farlo diventare una sorta di polvere di segnale e ricombinarlo. No, questi ne abbiamo visti Polvere di vari. segnale che intende, nel senso spezzettarlo proprio in parti In minuscole, in quel senso. microparticelle Ok. e farle andare tutte insieme, fare questo pulviscolo Ok, ho che va capito. tutto insieme. Questo si può fare anche senza proprio toccare senza toccare il pitch, cioè, oppure anche toccando il pitch, ma in teoria non lo dovremmo toccare. Va bene, dai. Lui, sì, per quanto riguarda, scusi, se la interrompo, per quanto riguarda appunto questo pulviscolo, poi cioè, si serve a, cioè, c'è una tecnica collaudata, nel senso poi prende il campione per come vuole lui, nel senso prende una microparte, ripete la microparte tante volte, No, o sono no, microparti no, randomiche? ne prende microparti randomiche, le microparti Randomiche, diventano macro e ok. per esempio si avvicinano a lui in particolare aveva delle cellule che voleva tenere, no? Che si trovano anche nella partitura e ogni tanto fa non una polvere, ma fa un sasso grosso che è appunto un'intera cellula. Questa è un'altra, cioè è una figura dello strumento. Quindi, beh, questa è una cosa che si potrebbe simulare, ammesso che tu abbia una figura suonata, no? Noi potremmo vedere dov'è nel frammento che hai e organizzare la randomicità in maniera che la randomicità si organizzi verso quella figura. Cioè, la faccia emergere. È questo quello che vogliamo fare. Il problema grosso è che prima di fare qualsiasi cosa bisogna chiedere che cos'è che vuoi, no? Perché il punto è altrimenti, ok, cioè, allora sapete che stiamo facendo tutto questo perché io voglio portarvi via dal mondo del spingi un bottone, esce il risultato. Bene. Quindi l'idea è quella di liberarvi di queste cose e avere le tecniche sufficienti per dire ok, io ho questa idea e la voglio mettere in pratica, so come farlo. E il fatto di dire vabbè, allora proviamo a fare una cosa, sentiamo come suona e poi vediamo, è un po' un ritorno indietro. Cioè io vi chiedo prima di fare qualsiasi cosa di immaginarvi cos'è che volete fare. Allora, per esempio, appunto, tu hai questo problema qua, sembrerebbe, insomma, da quello che dici, hai il problema di fare, di immaginare, no? Un segnale elettronico proveniente solo ed esclusivamente da campioni acustici del segnale.
Allora, intanto bisogna decidere, questi campioni acustici sono per esempio lo stesso la stessa cosa che suona il clarinetto dal vivo o sono due cose diverse? No? Nel caso di Maderna sono la stessa cosa o molto vicino alla stessa cosa. Dio sa veramente che cosa c'è lì in mezzo, magari, però sembra relativamente vicino. Questo che cosa fa? Fa sì che se anche tu ritagli tutto e lo fai diventare polvere, è comunque una polvere che sa della cosa che viene suonata dal vivo. In qualche modo c'è una relazione tra le due, ok? Se invece fai due cose molto molto diverse, allora il discorso diventa più complicato, dal punto di vista del senso musicale. Capisci? Sì, no, ma infatti, cioè in verità io avrei voluto sfruttare, anche perché comunque da già così di per sé un sacco di possibilità il campione, Ma insomma, certo. proveniente dalla parte acustica suonata, perché alla fine se lo vado a tagliare in maniera minuziosa come faceva Maderna, non c'ho bisogno che mi fa un'altra cosa No, diversa per avere certo. un certo effetto, basta cercare quella caratteristica nel campione che già Ma per ho. esempio, allora, il punto però è che il campione che aveva Maderna, come hai visto, era molto molto articolato, cioè c'aveva una forte articolazione tra piccoli gesti, gesti brevi, gesti lunghi, no? C'era un po' di tutto. La tua sorgente, diciamo, ha questa cosa qua? La mia sorgente dovrei immaginarla e poi crearla, cioè nel senso che dei comportamenti ci sono, ma ancora non sono sceso nel particolare di darmi Appunto delle possibilità. ti devi porre il problema di dire, ok, come deve essere fatta questa sorgente, cioè che cosa gli faccio fare, no? È chiaro che se tu gli fai fare pi, po, pe, po, pu, pi, anche se ritagli il segnale, no? Se gli fai fare delle cose, tu, però, no? Allora lì, a seconda di dove lo tagli, hai un senso diverso di ciascuna cosa. Capisci? È un po' in questo, appunto, l'ascolto di Maderna dovrebbe avervi aperto gli occhi, nel senso di dire, ecco. Perché Maderna fa questi tipi di gesti? Cioè, e soprattutto, se voi ci fate caso, adesso anche senza fare un'analisi rigorosa, eccetera, eccetera, ma questi gesti sono tutti profondamente serializzati, cioè i gesti non si ripetono mai due volte, cioè se c'è un forte poi c'è un piano, se c'è un pianissimo poi c'è un fortissimo, poi c'è un'acciaccatura, poi c'è una nota lunga, poi c'è un frullato, cioè ci sono tutta una serie di combinazioni gestuali che sono, insomma, che sono fortemente serializzate, tenendo conto che questo tipo di scrittura si era andata sviluppando proprio in quegli anni. Ma è una scrittura che è funzionale per esempio, in questo caso qui, a sviluppare una relazione tra lo strumento dal vivo e il nastro, che non sia una relazione in cui nessuno dei due è subordinato, no? Tant'è vero che poi quando sono insieme è chiaro che, per esempio, ci sono degli spazi calcolati nel nastro in cui si inserisce il flauto. Però, voglio dire, ci dovete fare dei ragionamenti sopra a queste cose quando ascoltate questi pezzi. Cioè, perché?
perché lui fa questo, perché fa quello, perché è per esempio, perché è strutturato in cinque parti, no? Con un'alternanza sostanziale che poi viene rotta, diciamo l'alternanza poi diventa un contrappunto stretto tra le due parti. Vi dovete porre domande, ma perché fa così? Perché ha deciso questa cosa? Perché no? Perché questo vi può dare molte idee sulle cose da fare. Anche diciamo, l'idea che questo pezzo funzioni, cioè che sia una roba che appunto dal 58 viene suonata in continuazione dovunque e dappertutto. Qualche cosa significherà, significa che insomma evidentemente ci ha azzeccato. Va bene. Facciamo questa cosa qua, dai. Allora, per esempio, potremmo fare un processo che da pulviscolo diventa invece frammenti più lunghi, oppure potremmo cercare nel tuo campione dov'è che c'è un frammento, c'è un frammento sostanziale che vale la pena di sottolineare, e arrivare lì e poi anche andarcene. Sì, l'unico problema è che il mio campione è rimasto quello dell'altra volta, nel senso che non avendo trovato nient'altro, mi ero messo a riflettere un po' su cosa potevi far fare, cioè, a prescindere dal campione e poi sfruttare quello che scrivevo. Quindi o se ne cerca magari un altro più interessante, anche se ripeto che purtroppo Frisano non era molto fornito l'ultima volta di campioni No, ma non interessanti. è il punto è che Freesound c'ha suoni singoli, quindi non. No, vabbè, dai, allora invece facciamo semplicemente un pulviscolo che diventano sassolini più grandi, ok? Quindi ce l'hai già un'orchestra che ci sound che fa sta roba? Che fa questa roba nello specifico, no? Cioè, nel No, cioè senso un'orchestra che fa. No, un'orchestra, non la dischi. partitura. Uno strumento con D-skin, con un inviluppo trapezoidale, basta quello. Ah, ok. Beh sì, ho quello che stavo utilizzando, insomma, è abbastanza basic. Magari andrebbe rivisto, però vabbè, intanto condivido. Quanto dura il frammento che hai? Quello mio durava 6 secondi, circa 7 secondi. Condividi il tuo schermo, dai. Era questo, solo per chiarire. Vabbè, non ci vedo, ma ci credo. Sì, no, ma adesso eccoci qua. Questo era quello, vabbè, questo in verità non è niente perché non serviva. Com'è fatto sto coso? Cioè c'è Ah, è una solo tavola, questo qui. ma c'è una tavola che fa l'inviluppo? No, c'è un line. No, non c'è non c'è il sviluppo, cioè quello lì era una mia prova per mettere una variabile globale, tra l'altro non ricordo nemmeno, Sì, ma. non ricordo nemmeno per quale. Ah, vabbè, perché forse per il taglio,
per non far, diciamo, clippare, tra virgolette, i Ma appunto, campioni, nel senso. ma per fare questo bisogna metterci un... Adesso non so se quello fa da inviluppo, K-Win. No, non mi pare, o forse sì. Questo sembrerebbe, Direi dipende dalla tavola funzione ovviamente. 1, esatto, no, invece è No, la proprio questo qua, 20 figlio dell'inviluppo. È è proprio cos'è? questo, La è humming. 2 è la humming. È troppo morbida la humming. Così fai tutte delle pallette di gomma. Ma Ok. invece qua si tratta di fare polvere. Io lo farei con una roba ancora più semplice, veramente. Guarda, se vuoi lo scriviamo in 30 secondi. Sì. Cioè, c'è questa roba qua, solo che al posto della riga 45 ci metti Allora, qua c'hai lo stereo, cos'è? Stereo sta roba? Oh, no. Però come è regolato sto stereo? Cioè, non vedo il segno, è AL più AR? Sì. Questo Ok. Ah, quindi l'avevamo fatto, mi sostanzialmente pare, insieme settimane fa. la monoizi. Eh sì, alla fine eravamo. Sì. Vabbè, teniamo gli stereo, vediamo, manteniamo gli stereo, quindi facciamo due linen qua. Cioè, sostanzialmente qua ci metti che... No, ma io non la farei questa unione dei due, divisione per due. Li terrei stereo come sono. Tanto se devi uscire stereo, tanto vale. Questo Sì, era no, a questo commento. punto sì. Commentalo. Vabbè. Qui fai AL e poi linen, ci metti AL, sempre in ingresso, virgola. Adesso qua io farei per rimanere indipendenti dalla durata, perché il problema è qui ci avresti l'attacco, la durata e la caduta, no? È un inviluppo Esatto. trapezoidale. Però il problema è che se l'attacco gli dai un valore assoluto e ti diventa potrebbe essere che il valore assoluto è troppo è troppo grande per dei grani molto piccoli, mentre invece io gli darei un valore relativo, no? Gli darei IDUR per facciamo 0,1 che è, no 0 è il 10% no? Virgola IDUR virgola IDUR per 0,1 poi questi appunto si possono modificare se sono troppo e poi ne fai un altro uguale per AR in maniera che li trattiamo separatamente. Punto E qui. qui, sai, no, c'hai AL e AR e basta. Oh, sì, ok, AL Così, per... no? Ok. AL, no, ma K-Win non c'è più. Ah no, beh, certo, no. Giusto. Per IAMP e AR per IAMP, ok. E questo è tutto. Adesso... Questo è fatto, non ha bisogno di tavole, non ha bisogno di niente. Adesso costruiamo una partitura per fare una sorta di pulviscolo. Ora, per fare il pulviscolo, il problema è che se noi prendiamo, diciamo, noi il pulviscolo lo potremmo fare in tanti modi. Potremmo decidere che, per esempio, andiamo a pescare all'inizio del campione, cioè
all'inizio del pulviscolo peschiamo all'inizio del campione, verso la fine peschiamo verso la fine, ok. Però questo in realtà diciamo possiamo fare vari meccanismi. Uno che in qualche modo segue il campione, no? E l'altro invece che balla un po' di più all'interno del campione. Ok? Allora adesso prendiamo Python e scriviamo sta roba. Scriviamo polvere.py. Ok, chiedo un po' di cose. Sì. Adesso Allora, mi N1, ingrandisci anche i perfetto. caratteri e mi fai un favore. Sì, salvo solo un attimo. Sì. Scriviamo un disco giusto per ricordarmi punto py. Scrivo giusto per vedere la Ok, grandezza. va bene, va bene. Allora, per esempio, se tu adesso qui mettiamo intanto la durata del campione, dur tot, no, scusami, dur camp, che ne so, che è uguale, abbiamo detto, 6 secondi, qui ci vorrebbero, Sì, 7, in teoria sarebbe 6.8 e e speech. vabbè, scrivi 6.8, non è importante, ok? Ok, adesso scriviamoci qual è la durata totale di questo processo. Ok? Quanto lo vogliamo far durare? 30 secondi? Ecco, Sì, 30 secondi. quindi adesso, allora, se vogliamo fare in modo che più o meno diciamo dove andiamo noi, è come se Maderna nel fare tutti i ritagli del suo coso si fosse comunque tenuto separati i tagli provenienti da certi posti piuttosto che da altri, ok? Se vogliamo, noi dobbiamo fare un riscalamento della durata. No? Perché quando noi siamo a 30 secondi, noi dovremmo essere a 6,8 Sì. ok? Quindi sostanzialmente qua ci dobbiamo fare un'altra variabile che si chiama dur rescale, che è dur camp diviso dur tot. No? Perché in questo modo, quando siamo arrivati a dur tot, siamo arrivati a dur camp in realtà. Ok? Ok, e quindi giusto per capire passo passo quello che stiamo facendo, fondamentalmente la nostra durata del campione frammentata deve arrivare a durare quanto Quanto la insomma, il durata totale del totale. No, processo. perché no, quello che stiamo dicendo è che il nostro processo durerà 30 secondi, no? Sì. Ma che andiamo a pescare randomicamente, però con un random, diciamo, Organizzabile. organizzato, andiamo a pescare vicino ai andiamo a pescare, diciamo, peschiamo il campione progressivamente. Questa è una scelta compositiva, eh? Potremmo decidere di pescare dove ci pare. Ok? Allora, li facciamo tutte e due, tanto sono banali. Allora, questo è, diciamo, il pulviscolo che in qualche modo segue il campione. Ok? E tu qui puoi cambiare la durata come ti pare, no? Adesso l'altra cosa da capire è quali sono, diciamo,
da che dimensione di polvere partiamo, a che dimensione arriviamo. Ok? Sì. Quindi queste sono altre due variabili. Poi in realtà, ok, qua bisognerebbe fare un oggetto, ma adesso scriviamo tutto linearmente. Quindi start grain, boh, non so, chiamo sì, come si pare. O min grain, non lo so. Sì, ok. Uguale cosa? Quanto piccolo lo facciamo? 10 0 millisecondi. punto... 10 millisecondi. Sì. Proprio polverissima all'inizio. Ok. E max grain, cosa potrebbe essere? Su tutte queste cose ci possiamo mettere sopra un random, cioè non è, no, possono essere 10, 9 o 11 a seconda, oppure no, possiamo farli lì, che li facciamo progredire linearmente, no? Quindi arriviamo da 10 okay. secondi a sono. Non so. 0,8, cioè nel senso quanto li vogliamo estesi, cioè che poi coprano anche grande parte magari del campione. 0,8. Ah, questo, okay. questo dipende da te. Sei te che devi dire come deve essere fatta sta cosa. Potrebbe essere, tieni conto che appunto più sono grandi, più sono importanti e forse appunto non con questo campione qua, ma con un campione diverso che per esempio ha dei punti salienti, no? Tu potresti decidere che andando verso il grande vai anche verso il punto saliente, ecco, ti avvicini lì. Però ok, andiamo avanti. Quindi adesso hai qui abbiamo bisogno di una funzione. Se lo vogliamo fare, la possiamo fare sia esponenziale sia lineare, cioè che i grani aumentano in maniera esponenziale oppure lineare. Farei esponenziale. Ok, allora facciamoci, invece di ricalcolare sempre tutti i fattori, facciamoci una classe, fai una cosa. Fai in alto scrivi import no from mat math import log virgola exp, ok, così quelli ce l'abbiamo se funzioni qua. Allora io mi farei una classe a sto punto che fa. Sì, posso fare solo una domanda un po' sciocca? Sì. Come si fa il commento su Python? Con la hash. Con la... Ah, ok, perfetto. Allora sì. Scrivo soltanto un attimo il processo che stiamo facendo. Abbiamo detto il pulviscolo che segue il campione. Sì. Ok, basta. Ok, qui ci vabbè, facciamo... qui ho già fatto il panico. Sì, ho già fatto tutto. Qui chiamala expon con la E maiuscola. E vabbè, questo lo possiamo buttare via. No, no, senza le parentesi, perché... Ah, ok. Vabbè, adesso qua se ti vuoi scrivere tutta la documentazione va bene. Adesso, gli argomenti di questo cosa sono? Sono... allora, questa... è una classe generica, questa ti può servire per fare qualsiasi cosa, quindi io ci metterei x0, y0, x1, y1, no? Cioè tu hai due punti, il punto di partenza e il punto d'arrivo, possono stare messi come te pare, e sono rappresentati da queste quattro numeri. Nel nostro caso la x sarà la t, ok? Allora adesso qua dentro ci dobbiamo calcolare i fattori, no? E siccome, allora, facciamo una cosa, prima di calcolarci i fattori
facciamo come è fatta la funzione. Fai sotto init, sotto a def, metti un'altra def, adesso poi la riempiamo le Ok. init, quindi, però metti, sì, deve essere allineata Ah, allineata. con quel def. No, non è allineata, guarda, così si incazza, ok? E facciamo la funzione y, cioè che dato un certo x, lui ti ridà la y equivalente. Scrivo proprio Aperta lettera. parentesi, self, no, devi self virgola x, no? La funzione funziona così, io ripasso la x e lui mi ritorna la y. E come me la ritorna? Mi ritorna, vai a capo, return exp, che è e elevato a, aperta parentesi, self.a per x più self.b. Questi a e b ce li dobbiamo calcolare adesso. No, no, Così no, lo no, 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 è tutto dentro chiudo una tutto tra parentesi. parentesi. Sì, perché è e elevato a x più b, quindi è exp di aperta parentesi più self.b. Nella stessa. B, ecco, basta. No, c'è solo. Ok, quindi a noi mancano adesso a e b, ok? Che andiamo a calcolare appunto nell'init. Allora, siccome questa è l'equivalente di una funzione lineare che però si trova dentro una funzione esponenziale, noi dobbiamo ridurre la funzione a una funzione lineare. Quindi dobbiamo fare che sostanzialmente log di y0 è uguale a x0 più b e log di y1 è uguale a x1 più b. Dopodiché, aspetta che qua, dopodiché dobbiamo sottrarre le due equazioni, no? Per trovare a. Ok? Quindi allora abbiamo che self.a, che cos'è? C'è una sporchizia là, che cos'è? Prima di self, ecco. Ah no, ecco, no, non c'è più. Forse era il mouse, il puntatore. Self.a uguale. Allora, questo si comporta come una funzione lineare, salvo che è montata su della roba logaritmica. Quindi è y1 meno y0, però dentro un logaritmo. Scusami, no, non è così. È log. No, devi Ah, metterlo ok. fra parentesi, effettivamente. Questo ha capito che ti vuoi loggare. Y1 fuori dalla parentesi meno log di y0. Questo mettilo tutto fra parentesi. Ah, ok. Questo. Fratto. Aperta parentesi x1 meno x0, ok? Questo ci darà il fattore a della funzione. L'unica cosa è che questa funzione qua non può andare né a 0 né sotto 0. No, insomma ci va, ma diventa complessa, ok? Quindi, vabbè, tanto noi non ci dobbiamo andare. E poi, adesso dobbiamo calcolare la B. E la B la calcoliamo con una qualsiasi, una delle due. Possiamo fare log di y0.
no? Aperta parentesi. Meno. Aspetta che adesso mi viene un dubbio. Dunque, allora io c'ho la mia B è. Non so se è exp di AX0, exp di self.a per AX0, ma mi sa che invece no, è solo self.a per AX0. No, scusami, X. con X0. Ok. E, senta, posso fare una domanda Sì. di carattere matematico? Cioè, nel senso, che cosa si intende per A e B quando parliamo di una funzione? Perché io veramente non le tocco da troppo tempo. Allora, aspetta, facciamo, no, perché anch'io qua c'ho un dubbio che voglio risolvere. Allora, prendo un attimo, aspetta però, la lavagnetta non ce l'ho qua, prendo un attimo la lavagnetta, che lavoriamo un po' con la lavagna. Allora, condivido la lavagna. Tu stai pure là. Devo interrompere? No, dai. Ah, Adesso ce la dovrei avere io, vero? ok. Ok, sì. Aspetta che devo attaccarla. Allora. Quando tu hai una funzione lineare, diciamo che tu, allora, se usassimo una funzione lineare, tu hai qui, ci metti due punti, no? Uno qua e uno qua. Ok, poi dici, ma io voglio sapere qual è la funzione che ci passa in mezzo. Allora, questa funzione qua, è una funzione che ha sostanzialmente due cose. Uno è la coefficiente angolare, cioè questa può essere in salita, in discesa, no? E l'altro è la distanza dallo zero, no? Cioè, per esempio, se io la continuassi, questa funzione, vedi che quest'altezza qua, no? È uno dei due fattori, perché tu cambiando
cambiando l'angolo la fai andare dove ti pare e cambiando l'altezza di nuovo la fai andare dove ti pare. Quindi per passare da due punti tu hai sostanzialmente bisogno di sapere quali sono i due punti e di due equazioni. Dopodiché puoi sapere tutto quello che c'è in mezzo. Ti è chiaro fino adesso o sto dicendo cose che... No, no, per il momento ho capito. Cioè nel senso che comunque allora, bisogna okay. individuare almeno due punti okay. per poter definire la funzione fondamentalmente. Per una e rotta... questo si fa tramite due equazioni. Allora tu c'hai che l'equazione di una retta astratta, qualsiasi retta, è questa. Cioè alla y corrisponde un fattore a moltiplicato per la x più un fattore b. Ok? A è il fattore angolare. Cioè A ti dice come la y si muove rispetto alla x. Allora facciamo conto che b sia 0. Ok? Se b è 0 vuol dire che non c'è questo spazio qui, no? Che quando ax è 0, y è 0. Sei d'accordo? Sì, sì. Fermami se non capisci. E questo è l'offset. Ok, allora, al contrario di quello che insegnano a scuola, y e x sono conosciute, no? Quello che non sappiamo sono delle variabili che si muovono in maniera dipendente una dall'altra. Quello che non sappiamo, quello che non conosciamo, sono le costanti a e b. Che a e b non cambiano, ma x cambia, no? E y cambierà rispetto alla x con questa regola. Dimmi se... Sì, no, è chiaro, è chiaro. Ok. Allora, come si fa a fare una roba del genere? Beh, questa è... Però in questo senso, cioè, teoricamente, non sapevo come definirsi, si dice termini noti, non lo so. Cioè, nel senso, comunque, A e B in teoria sono quelli decisi e costanti, cioè quelli che variano sono y e x. Sì, certo. Perché okay. Tu, poi, per esempio, tu, questo è il tuo processo, no? Quindi tu vuoi sapere... In ciascun punto, cioè quanto vale qui la y, no? Sì. E quanto vale, cioè per una data x, n, tu vuoi sapere quanto vale y, n, ma questo valore è regolato da questa equazione. Cioè, ok, una volta, perfetto. Quindi sostanzialmente tu quello che devi sapere è A e B, li puoi chiamare... angolo e offset, e poi chiama come te pare, non importa, no? Però le vere incognite qui sono A e B. È chiaro il concetto? Cioè sì, sì. La x0 e la y0 e la x1 e la y1 gliela dici tu, sei tu che decidi. Per esempio nel nostro caso partiamo da 0,01 secondi e arriviamo a 0,8. Beh, allora i T0 e T1 sono decisi. Capisci? Ok, sì, sì. No, scusami. Bisogna capire cosa succede nel mezzo, diciamo. Lì che vengono ai... Appunto, lì ci vuole, okay. Per saperlo, ok. Allora, come si fa una cosa del genere? Si fanno due equazioni, perché ci sono due equazioni che sono note qua, che sappiamo che quando x è 0, l'equazione è così, è ax0 più b. Sei d'accordo? Perché abbiamo detto noi che quando x è 0 mi deve dare y0, no? Ok, poi perfetto. Poi ce ne abbiamo un'altra. Y1 uguale a ax1 più b. Okay, che è questa,
che è l'equazione di questo punto qua. Allora, siccome abbiamo due incognite e due equazioni, la cosa è risolvibile. Ci sono equazioni che non sono risolvibili, se non c'è abbastanza equazioni, non c'è abbastanza incognite, non ce la fai. Ma in questo caso è facile. E come si fa? Si fa semplicemente sottraendo queste due equazioni, cioè tu fai, sottraiamo la seconda alla prima, quindi tu fai y1 meno y0 è uguale a ax1 più b meno ax0 più b. Sì. Siccome sì, qua c'è un meno per più, questo fa meno, questi due se ne vanno. È vero? Ok, quindi ti ritrovi che c'hai y1 meno y0 uguale a A che moltiplica x1 meno x0. Ho saltato un passaggio, ma... È vero? Chi è arrivato? È arrivato qualcuno. No, però è arrivato chiaro. qualcuno. Sì, comunque l'aria. sì. Ecco l'aria. Ok? Quindi sostanzialmente, beh, io se io posso portare questo dall'altra parte? Quale Y1? No, x1 meno x0 lo posso portare qua, da questa parte qua dell'uguale. Siccome qui sta a moltiplicare, dall'altra parte starà a dividere. Sta a dividere. Ok? Okay, sì. Quindi io mi sì. ritrovo che ho y1 meno y0 fratto x1 meno x0 uguale ad a. Ok. E così ho trovato A. Infatti è ovvio, Perfetto. se ci pensi un attimo, il fattore angolare è ovvio, perché sostanzialmente io sto facendo questo lato qua, no? Aspetta, facciamo un altro colore, sto facendo y1 meno y0 è questo, no? E x1 meno x0 è questo. Quindi io gli sto dicendo A serve per andare da qui a qui, no? Dividendo, cioè io praticamente nel tempo di x, nella parte di x, devo andare fino a y1. Parto da y0, quindi sono... Ok, questo me lo fa fare. Adesso il problema qual è? È che questo qui non è 0 qua, qui c'è una certa altezza, quindi io ci devo sommare un certo valore, che è appunto B. Adesso B come lo calcolo? Beh, se B adesso se c'ho A, è facile. Perché data questa equazione, io prendo una delle due qua, io posso prendere per esempio y0, no? Adesso a lo conosco, quindi faccio meno ax0, porto x dall'altra parte e questo è b. Siamo d'accordo? Questa è... matematica del ginnasio, che se la insegnassero bene ve la dovreste ricordare, ma siccome la insegnano male mi sono solo perso perché questa formula fa B, però, cioè, nel senso, perché io noi prendo prendiamo questo, io il prendo punto questa iniziale di y e di x e moltiplichiamo il fattore angolare a x
e sottraendo la y abbiamo l'offset, diciamo. No, è il contrario. Io, vabbè, lo possiamo fare come te pare, ma io prendo questa equazione, potevo prendere Ah, ma questa. partendo sempre da quell'equazione, io lì che mi sono perso, non avevo capito che eravamo No, partiti da lì, allora perfetto, scusami, sì. scusami. No, no, riscriviamola. Aspetta, No, no, facciamo. ho capito, cioè siamo ripartiti da quell'equazione lì, No, io però adesso conoscendo A. riprendo. Adesso la conosco A, no? Quindi io ho Sì, no, no, chiaro, x0 chiaro. uguale a x0 più b. Adesso devo trovare questa, però conosco questa, quindi questo lo posso passare dall'altra parte, quindi y0 meno ax0, perché sta a sommare da una parte, sta a sottrarre dall'altra, quindi b è uguale a questo. Adesso, Ok, perfetto. questa è la parte facile. Adesso complichiamo leggermente un pochino la cosa. Facciamo una funzione esponenziale. Allora, la funzione esponenziale pure lei ha da passare da due punti, cioè non gli posso dare più punti. Poi vi dico come si fa con i più punti. Allora, quindi ho sempre i miei due punti, uno qui. Però a questo punto non ci voglio far passare una funzione lineare, voglio farci passare una funzione esponenziale. E quindi come faccio? Allora, la funzione esponenziale è una roba di questo tipo. Più o meno. Allora, qual è? Intanto bisogna capire, allora, c'ho sempre i miei x0, y0 qua, x1, y1. Va bene? La mia funzione a questo punto è diversa perché è y per e, che è un numero. Tanto ci potete mettere quello che vi pare, e elevato alla funzione lineare di prima. Ci sei, Leonardo? E perché si mette la E però? Cioè per convenzione o... No, perché la E c'ha certe proprietà, Ok. però la questione è che se cambi la base. Devi solo, beh, poi ti dico che cosa bisogna fare. Con e si possono usare logaritmi naturali, ma ti dico, la forma della curva non cambia se cambi la base, quindi Ah. sostanzialmente fa lo stesso, se puoi mettere quello che ti Ok. pare. Allora, a questo punto c'hai sempre le solite due equazioni. Rappresenta il numero di Eulero, Sì. no? La E. Ok. La E è il numero di Nepero, sì, è il numero di Nepero, ma comunque sì, la E è perché è Eulero, ne ha sottolineato le proprietà, era stata scoperta prima di Eulero. Ok, comunque abbiamo due equazioni, una è questa, sempre la stessa cosa, sempre la stessa pappa, E elevato a x0. Più b e la seconda è y1 e elevato alla ax1 più b. Ok? Chiaro, Leonardo? Sì, chiaro. Bon, adesso ci dobbiamo levare dalle palle questo sto e. Ok? Allora, cosa facciamo? Se y0 è elevato a x più b, noi sappiamo, è vero che lo sai, che se io prendo il logaritmo, e questo è un logaritmo naturale, anzi scriviamolo come lo scrivono i matematici, ln, di y0 è uguale a ax0 più b e
uguale a ax1 più b. Quindi siamo a cavallo. Questa praticamente dobbiamo fare la stessa cosa di prima. Sei d'accordo? Leonardo, fallo tu. Io? Ah, ok. Bisogna sottrarre queste due equazioni, quindi le b spariscono e ci abbiamo che il logaritmo naturale di y1 meno il logaritmo naturale di y0 è uguale a a che moltiplica x1 meno x0, no? Quindi questo ce lo possiamo portare qua. Stesso ragionamento di prima, sì, lo portiamo di là. Lo portiamo di qua, quindi ci abbiamo... Sarebbe a x0 meno x1? No, perché sì. x1 meno x0? Perché sottraiamo la seconda alla prima, ma fa lo stesso. Se sottraiamo la seconda alla prima è x0 meno x1. No, questo perché la prima è il core. Cioè, sottraiamo da x0 a x1. No, sottraiamo x0 a x1, quindi è a di x1 meno x0. Ah, ok. Vabbè, fa lo stesso. Ah, ok. Se rigirate le due cose, cioè basta che le rigirate tutte e due, se no non funziona ovviamente, questo diventa a. Ok? Adesso, il problema è che noi abbiamo anche b da calcolare e quindi adesso prendiamo una delle due, fa lo stesso, e mettiamo ln di y0 meno ax0 è uguale a b. Siamo d'accordo? Hello? Sì, sì. È tutto chiaro? Cioè, anche qui B sostanzialmente regola questa parte qua. Ok, adesso B regola questa parte qua, no? E diciamo A appunto fa in modo che la funzione esponenziale passi per questi due punti, cioè sia a che b combinati fanno in modo che questa funzione qua, questa qui, passi per questi due punti. D'accordo? Quindi quando facciamo la classe di Python sostanzialmente dobbiamo calcolare a e b, che è quello che stiamo facendo. Perfetto. Adesso è chiaro? Adesso ti dico come succede dopo. Cosa succede dopo? Perché mettiamo conto che... Cosa è successo? No, non avevo finito. Aspetta un attimo. Mi hai... Ah, ok. Aspetta un momento. No, io non ho cliccato niente. Ah, no? No. Allora non so perché se n'è andata la mia... No, ma si vede che io... il problema è che... Aspetta, no, mi è morto il tutto. Porca, ho ammazzato la tavoletta. È che ho perso il disegno, mi sa. Vabbè. Aspetta, no, ma devo aver, perché io qua se premo dei bottoni della tavoletta succede un macello. Non so come sono mappati, ma sono mappati per l'autodistruzione degli interi Stati Uniti. Ah no, ecco, c'è un backup, recover and save. Aspetta, dove sto? Qui facciamo il recover di questo, taglie, vabbè, io... Ok, adesso vabbè, teniamolo così, poi dopo vediamo. Aspetta che riprendo la tavola.
adesso che succede? Perché questo è interessante, cioè se volete, naturalmente uno potrebbe dire, vabbè, ma io voglio che le funzioni passino per più punti, ok? Per esempio, vi ricordate il vostro compagno Kevin che voleva la parabola? La parabola passa da 3 punti, quindi ci sono 3 equazioni e bla bla bla. In linea generale, però qui andiamo un po' fuori dal seminato, ce le facciamo spiegare al professor Giordano queste robe. In linea generale, se voi avete una collezione di punti, diciamo che ce l'avete così, uno qua, sono 5 punti. Voi dovete avere un polinomio di quinto grado, cioè una roba di questo tipo, y uguale a x alla quinta più no, scusatemi, con quinto grado ce l'avete alla quarta, perché poi ci avete una costante. Quindi ax, no, scusami, no, alla quinta più bx alla quarta più cx alla terza più dx alla seconda più e per x più f. E bisogna trovare queste qua, bisogna trovare la E, la F, la D, la C, la B. Ora, qui si entra nell'algebra lineare e queste cose si trovano con calcolo delle matrici, eccetera, eccetera. In realtà NumPy o MATLAB hanno già tutti i metodi che ti permettono di trovare i coefficienti senza doverti. E dopodiché il problema grosso però di queste funzioni qua è che non è molto chiaro, dipende molto dal grado della funzione e da come metti i punti per dire, questa per esempio, se bisogna avere un polinomio per fargli fare questo, non lo farà proprio così, perché per fargli fare questa roba qua, questa farà tipo così e poi, ok? Lei effettivamente passa da quei punti, però appunto come ci passa? Si può invece fare delle cose in cui si usa un polinomio di grado inferiore e questa prova ci passa vicino, cioè prova a passare, ma non è garantito che ci passi. Questi sono problemi abbastanza noti fra una roba di questo tipo. E magari, ok, a seconda del grado del polinomio si riesce a approssimare a sufficienza la cosa. Ok, Cioè non basta. passa necessariamente per i punti. Beh, se il grado del polinomio è tanto quanto i punti, garantito che ci passa, però magari ti fa degli scherzi di questo tipo, cioè non fa quello che dici tu, ma per passarci fa della roba di questo tipo. Ok. Va completamente fuori bordo, cioè non fa quello che tu pensi che faccia. Infatti bisogna sempre simularle questi qua. Però questo diciamo che potrebbe essere utile in futuro, perché appunto si possono costruire delle sorte di contrappunti di funzioni, no? Che appunto vanno una contro l'altra e uno controlla esattamente tutte le direzioni. In realtà
questo tipo di cose qua è preferibile farlo con delle combinazioni di funzioni di spline multiple, cioè prendere i punti a 3 e fare delle parabole, delle combinazioni di parabole. Con le cosiddette cubic spline è possibile fare in modo che nonostante si prendano a pezzettini, la funzione sia monotona, cioè non abbia discontinuità dal punto di vista della derivata, che è una cosa importante, perché discontinuità significa che appunto c'ha dei buchi, c'ha della roba, c'ha dei gradini che magari non è quello che volete. Ok? Però vabbè, queste sono roba più complicata, io mi fermo e torniamo al nostro pollo, che però dunque tu sì, ecco, io adesso non so come fare, eccolo là, Ok, no, ho fatto, ho capito. ok. Ok, quindi sostanzialmente, beh, questo è quello che abbiamo fatto, Ci siamo, sì. no? Ok, boh, adesso bisognerebbe provarla, però insomma, non importa, diamo per scontato che funzioni bene. Adesso, quindi il punto è che adesso noi dobbiamo fare un processo in cui, vabbè, allora facciamo questa è la definizione della funzione esponenziale. Adesso facciamo un'istanza della funzione esponenziale, no? Vai a capo, no, però fuori da. E facciamo che dunque facciamo la durata del grano, è una funzione esponenziale, quindi è un expon, no, con la E maiuscola, aperta parentesi. Adesso qua ci dobbiamo mettere l'x0, l'y0, l'x1 e l'y2. Quali sono in questo caso? Sono per quanto riguarda le x, min e max, grain, che avevamo già deciso prima. No, allora, qui noi ce l'abbiamo nel tempo, quindi noi Sì. vogliamo che in 30 secondi Ah. succede una certa cosa. Quindi la x per noi è il tempo, che va da 0 a Sì. 30. Ok. Quindi qui ci vuole Quindi scrivo 0 e poi dall'altra virgola. parte scrivo durtot, diciamo. Sì. E ok, aspetta, aspetta. No, no. 0, 0 min grain. E Sì, giusto. Questo poi virgola che ce l'abbiamo. durtot. Sì. Max Max grain. grain, ok? Ok. E Sì. questo, se abbiamo scritto bene, se non abbiamo fatto errori, farà esattamente questo, ok? Ok, adesso quindi noi facciamo, beh, adesso potremmo, perché qui dobbiamo decidere come facciamo lo step, no? Cioè, come andiamo avanti nel tempo? Vogliamo andare avanti linearmente o vogliamo andare avanti esponenzialmente? Cioè, andare avanti linearmente significa che il tempo No, passa direi. e io vado avanti. Oppure potremmo tenere uno step. Facciamo così. Per il momento facciamo con uno step fisso, ok? E poi dopo lo cambiamo. Allora, scrivi sotto step, ok, andiamo avanti di, boh, che ne so, di 20 millisecondi in 20 millisecondi. Non so. Cioè, scrivo semplicemente No, 20 è 0,02.
0,02, scusa. Adesso per il momento facciamo la semplice, poi non Sì. usiamo questo. Potremmo anche sceglierlo randomicamente lo step, però. Ok. Allora adesso facciamoci una variabile now. Now uguale 0, partiamo da 0. Ok. E adesso facciamo un while now minore di while now minore di dur tot. Poi dovremmo tenere in considerazione la durata degli ultimi frammenti, ma questo lo faremo con la prossima versione. Due punti. Ok, allora adesso qui che cosa dobbiamo calcolare? Dobbiamo calcolare, diciamo che il nostro action time per il momento è, now, quindi t uguale now, oppure teniamo now e basta. Adesso la durata del grano quindi è dur uguale, allora questa è durgrain.y, perché durgrain è un oggetto, Ok, sì. aperta parentesi, cosa ci metto dentro? Che cos'è la x qua? Now. Now, proprio now. Ok? No, solo now. Non c'è bisogno di nient'altro. Ok, questo mi dà la durata del grano. Facciamo una cosa semplice per il momento, vai a capo e facciamo il print della nota. Poi adesso complicheremo le cose. Print, aperta parentesi, ok, aperte virgolette, fai I1, poi qui dobbiamo fare le solite magheggi, per 108.4F, Ok. Otto. 8.4F. Spazio ancora, questa è l'action time. La durata, boh, per il momento teniamo solo questo, poi dopo ci aggiungeremo le altre cose che servono. Poi dentro la parentesi, ma fuori dalle virgolette, ci metti uno spazio per 100 spazio, aperta parentesi, e le due variabili da mettere sono now Fatti dur. Now. Ecco, è arrivato Milo. Sarebbero la T e la dur, quindi Sì, now now e è dur. Durgerei. Ah no, è È dur perché dur. abbiamo chiamato a dur. Ok. Basta. No, non basta, dobbiamo andare avanti con lo step, quindi vai a capo e scrivi now più uguale step. Ok, perfetto. No, ok, adesso questa è molto molto semplice, ma serve solo per vedere se funziona bene la funzione esponenziale, no? Qui dovremmo avere che all'inizio le durate sono intorno a 0,01 e alla fine le durate sono invece intorno a 0,8. Ok. Fammi Ok. girare. Perché devo fare sempre il solito magheggio. Eccoci qui. Quindi. Ok, parte da 0,1, 0,1 effettivamente c'è bene, e poi vai verso il fondo. Cresce, cresce, cresce. Alla fine al trentesimo arriva Ecco, però 0,8. vedi, essendo esponenziale, è solo verso la fine che si Sì, cresce effettivamente sì, rapidamente, all'inizio cresce sale, sì. lentamente. Non sarebbe più comodo fare mat.plot e la plottiamo? Oh sì, Così sì, abbiamo direttamente la grafica, giusto per. lo possiamo anche
che fare quello, però allora queste durate le dobbiamo mettere dentro un vettore. Ma, insomma, vabbè, comunque funziona perché l'ultima nota effettivamente dura 800 millisecondi. Ora mi potresti dire che quindi la tua durata totale non è 30 ma è 30,8, però insomma, vabbè, questo diciamo che possiamo benissimo interrompere il loop quando now più dur supera i 30 e quindi finirebbe la nota precedente. Capisci? Vabbè, adesso c'ho questo stupido di Google Assistant che mi rompe L'ho le attivato scatole. io così. Ah, No, perché sto sentendo in cuffia, quindi ok. no, Ah, si vede che io ho detto un ok di troppo, non so. Ok, adesso va bene, questa cosa qua, adesso chiaramente qual è il problema qua? Il problema è che diciamo la step è fissa, no? Allora, per esempio. Mi sono perso l'ultimissima parte. No, adesso nel Sì, era codice. bloccato. Ah, ok, pensavo No, fosse solo io. no, dico adesso il problema è che qui lo step è fisso, un po' una pizza, no? Ok. Quindi quello che vorremmo fare è, che ne so, come lo volete fare lo step? Lo volete fare random intorno a un certo valore oppure che per esempio man mano che si allungano i campioni, potrebbe rallentare. Cioè, avete un pulviscolo molto denso all'inizio, ma poi, man mano che i campioni si allungano, questo potrebbe rallentare. Senza per forza legarlo alla funzione, alla durata. Riprendi il codice. Allora, come facciamo a fare una cosa di questo tipo? Cioè, noi vogliamo fare che mentre questa variabile step, mentre va avanti, anche rallenta. Sfruttando sempre Possiamo sempre sfruttare expon in maniera che sì. anche rallentiamo, però ci dobbiamo dare delle altre variabili, max step e min step, e dobbiamo questa volta andare al contrario. Ah beh, no, lo step è un periodo, per cui no, andiamo sempre al dritto. Ok? Quindi per esempio scriviamo delle variabili. Min step. No, ma scrivile sopra step, perché step adesso la facciamo diventare una funzione. Ah, vabbè, certo. Allora, questa partiamo da 0,02 e max step, potrebbe essere una roba tipo 0,5. Semiminima 120 di metronomo. Ok, adesso step diventa anche lei una funzione, quindi un expon. E anche lì parte da 0 e va fino a dur tot, e parte da min step, no? A dur tot, a max step. Ok. Adesso come la applichiamo questa? L'applichiamo in questo modo. E subito prima di calcolare, no, potremmo fare che lo step, invece di essere now più uguale step alla riga 27, fai now più uguale step.y,
Now più quelle step punto y di now. Ah, ok, perfetto. Calcola qual è la, no? Qual è la, il valore, ok. Adesso riguardiamolo. Ma questo non è questo. Ah sì. Sì, è questo, è questo. Sì. In effetti vedi che le durate si allungano, cioè lo step si allunga. Sì. Adesso la questione è che questo non crea veramente un pulviscolo, perché tutti, boh, insomma sì, lo crea nel senso che lo crea perché appunto le cose poi si sovrappongono, no? Forse all'inizio non lo fa, però anche questa è una cosa che possiamo decidere. Per esempio, se invece di generarne solo una di nota, decidiamo di generarne una quantità random per ogni volta, e in qualche modo, adesso facciamo una cosa, aggiungiamo un po' di random a tutta la faccenda per non... Allora, come si fa ad aggiungere del random intorno al valore che vogliamo, sia della durata sia della... facciamo che per esempio la durata, no, andiamo sotto lì dove c'è il while, diciamo che per esempio la durata è quella decisa da Durgrain, y now eccetera eccetera, però più facciamo l'1%, una cosa minima di randomness. Ok? Ok. Allora, questo 1% deve andare da 1.1, scusami, 1.01 a 0.99. No? Ok. Allora, facciamo questa, facciamo sotto la riga 24, calcoliamo questa piccola percentuale random, no? Allora, no, durrand, lo facciamo sia per lo step che... Allora, io qua la farei proprio separatamente, farei... Adesso dobbiamo importare random, ma comunque lo importiamo. E facciamo che, no, è uguale... random aperta parentesi. Allora, il nostro random totale, il range è 1.1 meno 0.99, quindi è 0.02. No, non si scrive così. Random è una funzione che tira fuori un numero tra 0 e 1 a caso, quindi lo devi moltiplicare 0.02, no? E però ci devi aggiungere più 0.99, no. Sì. No? In questo modo tu ci avrai un pochino. Oh, dopodiché questo è solo un fattore. No, no. Quando prendi Durgrain punto y alla riga 27. Scusi, devo riscriverlo qua. No, alla riga 27. Mm-hmm. No, tutto quello che già c'hai lo moltiplichi per durrand. Ah, ok. Ci dai un piccolo, gli dai un piccolo, ok. Possiamo fare la stessa cosa sotto per lo step. Poi lo moltiplico sempre per lo stesso durrand o prima facciamo step rand? Allora, anche qui vuoi usare lo stesso, perché lo stesso, ogni giro lui calcola un random, mm-hmm. E quindi se usi lo stesso ci avrai la stessa randomicità, cioè è esattamente lo stesso fattore, se no
no, ne puoi calcolare anche un altro. Puoi fare step round e lì ci metti. Però per me va anche benissimo che lo fai, usiamo lo stesso. Sì, forse mi uso per coerenza. Ma sulla coerenza della randomness non la vedo due. Sì. Comunque, vai in alto, vai in cima al programma e mettici, vai a capo e scrivi from random import random. Ok, adesso qua dovremmo avere qualche risultato un po' più... sì, adesso vedi che non sono proprio esattamente centrati, però sono abbastanza... vedi che ce ne sono certi più corti, poi più lunghi, poi un po' più corti, sì, eccetera, sì. Eccetera. Ok? E chiaramente, ecco, forse bisognerebbe fare, per vederli meglio, bisognerebbe stampare più cifre dopo la virgola, perché così non vediamo bene, sembrano tutti uguali i numeri, mentre invece, allora, per stampare più cifre dopo la virgola basta metterci che invece, no, metticene anche 8, e però devi mettere 14, fai 14.8, cioè sono 14 in tutto, no? Di cui 8, di cui 8, boh, forse sì, è stupido fare 14, bastano 12 perché tanto non andiamo sopra i 30 secondi, quindi bastano anche 12, no? Ok, ecco, vedi che adesso qua si vede un po' meglio che la randomicità è, però naturalmente questa roba qua non si sentirà, la randomicità non si sente. Ok. Oh. Adesso cos'altro si può fare qua? Per esempio, se allora qui noi abbiamo che la nostra noi facciamo uno step e per ogni step calcoliamo una nota, no? Ma mica ce l'ha ordinato il dottore questo. Noi potremmo fare che per ogni step, sempre con una randomness diversa, quindi posizionandolo in un punto di... Ah, c'era un'altra cosa che volevamo fare, no? Che era quella di... perché noi in questo momento non stiamo gestendo lo skip time del campione, cioè noi lo prendiamo giusto sempre all'inizio. No. Allora, gestiamo lo skip time. Allora, per lo skip time... avevamo detto che più o meno seguivamo il campione, ok? Anche qui possiamo metterci un certo grado di randomness, no? E allora, okay, sì. Allora qua facciamoci una variabile, dunque, facciamoci una variabile di questo sempre dentro il while. Ah, ok. Una variabile di skip, chiamiamo skip. Allora adesso qua la variabile di skip è now moltiplicato per quel fattore che avevamo calcolato in alto, che era il rescale, il grain, no, come si chiamava, non ricordo più, il rescale, ok? Perché okay, il nostro now va fino a 30, noi lì possiamo andare fino a 6, no? Ok, adesso così la mettiamo semplicemente, andiamo avanti con lo step, no? E ok, inseriamola dentro la partitura, dentro il print, quindi un'altra di queste, se due se ne vogliono, ok, e ci metti now do reskip. Non lo randomizziamo? Aspetta.
vediamo intanto se funziona. Ok. Che è successo? Not Si è rotto? Now is not defined. Come Come non è possibile? defined? Ma a che riga? La 26 dice, questo che abbiamo aggiunto. Forse non gli piacciono le parentesi, mi sembra. Ma no. A quanto pare. Vabbè. Questo lo sa. Ok. Adesso. Vediamo la fine. Andiamo verso la fine. E dovresti stare a 6 o 8. Sì. Esatto, okay. Eccolo. Ok, quindi questo funziona. Adesso però il punto è che qua sostanzialmente stiamo facendo una specie di stretching, no? Sì. Perché noi diciamo prendiamo dei frammenti e stiamo strecciando le cose. Adesso cosa possiamo fare qui? Per esempio possiamo, anche qui ci potremmo applicare una funzione, cioè, oppure, certo, oppure possiamo randomizzarlo questo, ok? Magari con una randomness diversa, però qui dobbiamo stare attenti a una cosa, che skip non deve andare sotto zero, però se lo facciamo proporzionale va bene, perché comunque quindi per esempio sopra la riga 26 possiamo farci una variabile skip rand e facciamo sostanzialmente la stessa cosa, però magari lo randomizziamo parecchio di più, tipo facciamo random da aperta parentesi per cento, no scusami, per 0, dunque aspetta un attimo, per 0.5 più 0.75. Quindi questo va dal 50% in più, no scusami, va dal 75, no, va al 25% indietro, al 25% in avanti rispetto al campione, quindi balla parecchio. Okay. Ah, poi queste sono le manopole compositive che ci avete voi, cioè siete voi che dovete decidere, vabbè, è troppo poco, no? Ok. Ok. Quindi poi lo moltiplico su skip. Sì, cioè. Giusto. Giusto. Ok. Questo va abbastanza avanti in re nel file, non tantissimo, poi puoi aumentarlo, no? Puoi fare. La cosa importante è che diciamo il minimo, cioè che il minimo deve essere la. Cioè devi avere una parte positiva e una parte negativa, perché vuoi andare sia davanti che indietro, no? Questo effettivamente va avanti e indietro. Sì. No, questo, cioè, il problema è che più cresce, no, non è così, no. No, effettivamente, no, più cresce più va avanti o indietro, più cresce più balla. Ok, sì. È proporzionale. E qua però prende due skip che escono anche qui. È certo, giusto. Allora
Allora, per fare questo, lo skip rand, certo, perché quello più 1,5, cioè più 1,25 esce fuori. Allora, una cosa che si può fare qui è che lo skip lo si può fare comunque modulo, cioè tu prendi alla riga 27. Sì. Ah beh, questo farà un effetto strano, perché se questo lo puoi fare aperta parentesi, ecco, Alla fine. sì, no, devi aprire, devi fare tutto questo, metterlo fra parentesi, Ok. e poi fai che tutto questo diventi modulo, sai, il modulo è percento. Dur tot, no, scusami, no, la durata del campione, dur campo, ok, in maniera che se per caso questo va fuori, torna indietro e ricomincia da capo e ti dà il resto, te lo dà dentro il valore, però Già, questo sì. potrebbe non essere la cosa giusta, ecco, vedi che questo ce n'è uno che è tornato indietro. No. Sì, quei versi, Questo. eccone un altro. Allora, forse si potrebbe fare il contrario, cioè se va fuori, l'eccesso viene sottratto invece che sommato. Ok. Cioè, hai capito? Praticamente se io vado fuori, lo ribalto sul bordo superiore. Sì, cioè non riparto da capo. Sì, però per fare una roba del genere come si fa? Dunque, se io faccio. No, lo vorrei fare senza un if. Si Si potrebbe potrebbe fare fare con con un ciclo while. Quando il ciclo while arriva al termine, si prende un counter e si resetta ogni volta, così fa il bounce back dall'inizio. Deve essere un modo più Beh, semplice. insomma, saranno 5-6 righe di codice. Appunto, bisogna fare tutto su una riga, se no. Dunque, questa è una stupidaggine, ma. No, allora non facciamo il modulo, leva quella cosa del modulo. Vabbè, mettiamoci molto banalmente un if sotto. Un if. Oh, sì, forse possiamo farlo anche senza l'if. No, ecco, allineato lì. If. Spazio skip maggiore di skip maggiore di dur campo, due punti, allora skip uguale a dur campo meno differenza dei due, cioè meno, aspetta perché qua si può semplificare, aperta parentesi, skip meno dur campo, però questa è una stupidaggine, scusa, skip meno dur campo mi dà la differenza, io devo sottrarla, però c'ho due volte dur campo. Boh, questo
chip maggiore del campo, questo è un numero positivo, quindi boh, insomma, vabbè, comunque questo funziona, diciamo. Lui dovrebbe tornare un po' indietro quando va verso. Funzionare Torna indietro man mano che. funziona. Sì. No, giusto, giusto. Non lo so oramai. Ok, vabbè, adesso qua veramente potremmo andare avanti ad libitum insomma, appunto qui è l'aspetto compositivo che deve prendere un po' il sopravvento. Adesso se vuoi una roba del genere la sentiamo. Bisogna metterci, boh, insomma, possiamo bloccare il campione all'interno dell'orchestra oppure lo mettiamo in partitura come vuoi tu. Questo è il bene del campione. Vabbè, se trasformiamo. Ah no, vabbè, però. Se trasformiamo quello che esce qua in un file score, lo diamo al driver direttamente. Allora Qua già se c'ho la tu. funzione, mi sa. Ma la funzione non funziona col diskin. Ah no, giusto. No, la dobbiamo farlo tutto il processo. Scusami, fammi capire, fammi vedere l'orchestra, abbi pazienza, così vediamo un attimo che cosa gli dobbiamo dare. Il file è P5, qua ci vuole un'ampiezza e lo skip è P6. Ok, vabbè, allora vogliamo regolare anche l'ampiezza, cioè per esempio l'ampiezza anche quella potrebbe scendere. Beh, quella appunto se la usate linearmente. Se la usate esponenzialmente va bene di usare le ampiezze lineari, se no possiamo usarla, fare una funzione lineare che semplicemente regola i dB. Tu mi pare che li facevi in dB, Sì. no? Vabbè, questo possiamo. Cioè, qua costruire un'altra classe che è la classe linear è semplicissimo, no? È la stessa cosa, sostanzialmente puoi fare copia e incolla della stessa cosa, leviamo tutte Log. le. Sì. Qui levi tutte le parti logaritmiche. Giusto, E poi no? la Sì. E funzione, sì, e poi la funzione non è più qua. expo, è così. Ok. Quindi per esempio Perfetto. qua mettiamo delle altre variabili, amp start, e potremmo fare che appunto man mano che i campioni diventano più lunghi, l'ampiezza cala. No? Quindi che ne so, parte diciamo che partiamo da meno 8 perché si sovrapporranno parecchi campioni, quindi. E arriviamo a meno 18, diciamo, caliamo di 10 dB, forse anche. Adesso, appunto, quando io dico boh, vuol dire che è il compositore che decide. Sì, a questo punto vi fa Vabbè. regalare un bel po'. Anche se in teoria, Quindi. vabbè, nella mia visione, proprio parlando dell'esercizio in sé per sé, avrebbe più senso che l'ampiezza facesse la cosa contraria.
cioè che andasse sempre di più ad acquistare game. Va bene, Però vabbè, in questo caso. glielo puoi fare benissimo. Lo puoi fare benissimo, puoi fare che. E poi c'hai una variabile amp che è la funzione linear e ci metti dentro questi dati. Ok. E la devo mettere dentro il ciclo. Dopo, adesso la puoi dichiarare. Amp è un'istanza di linea con la L maiuscola, aperta Sì. parentesi, che va ben 0, virgola amp start, no? Addurtot. Sì. Inverto qui i valori volendo fare questa. Va bene. Il problema che avrai e che devi verificare è la quantità di sovrapposizioni, perché per ogni sovrapposizione tu, o questo lo potremmo anche effettivamente calcolare, però è un po' complicato. Ah, ok. Cioè che verso la fine potrebbero Potrebbero, accumularsi siccome più si eventi. sovrappongono di più, bisogna stare attenti. Certo. Beh, comunque vediamo, cioè, si tratta solo di calarlo tutto. Ok. Adesso lo devo aggiungere qua come P4. No, aspetta, allora, adesso se mi ricordo bene, abbiamo che P4. Ok, adesso tu ci avrai che P4 Poi non P5 è il piega, nome del ok, file, poi il resto ci siamo. a posto. Allora, mettiti un'altra variabile nome file, così ce l'abbiamo Sì. dentro una variabile. Vediamo Ok. se ce l'ho qua. Ah no, clarinet. Ok, quindi abbiamo allora P4, dunque P4 lo facciamo segnato perché con ampiezza è meglio farla segnata, in più non ti serve tutta questa precisione. Mettici percento, no, ma questo P4 è già quello, no? Perché c'è 1, 2, 3 e 4, quindi è quel 12,8 che stai, che Sì, no, beh, giusto. o ti metti a sinistra, mettiti a sinistra del 12,8 Sì. e poi fai percento più, perché così mette il segno, ti Ok. metterei 6,2F, questa è l'ampiezza. Poi ci, aspetta, aspetta, prima di andartene da lì, subito dopo ci va il nome del file, Ah, ok, sì, no? Quindi giusto. fai backslash, il backslash è il contra, aperte virgolette, percento Era F, S, percento percento F, S. e backslash chiude virgolette. No, ci vuole un backslash. Prima di chiudere, ok, cioè E che siccome ci vuole tu hai già di aperto delle virgolette lì, se no quelle ti vengono. nuovo. Io in Ok, teoria qua dovrei scrivere amp e nome no, file. aspetta, lì devi scrivere amp.ydinao. Ah, beh, ok, certo. Perché Lo posso scrivere così amp.ydinao. direttamente. Anche, sì, tanto sull'ampiezza c'è poco da Sì. fare giochi, no? Ok. E poi così è giusto, insomma, non mi fai il P5, lo skip anche da me è P6, quindi si prende l'ultima parte, diciamo. E
cresce. Parte da meno 18, io gli avevo dato meno 18, sì. Okay. Mi ricordavo meno Ma 28. dovremmo arrivare a meno 8, no? Vabbè, più o meno sì. Qua anche tutto corretto. Ok. A posto, questa se vuole la possiamo sentire. Faccio questa cosa molto brutta. Però che non mi ricordo se c'è qualcosa di non commentato. Ok, no, tutto a posto. Qua lo Intanto chiamiamo, boh, volevo. prova pull. Che è successo? Ah, perché io ho dato I1, invece era I2. Ok, mannaggia la miseria. Arriva. Sì, no, adesso lo ricorreggo, però. L'avevo scordato. Basta io fare ma se, vabbè se. Ritorno lì, metti 2 e rifacciamo. Dov'è qua? Eccolo. Sì, qui anche 2. quello dovrebbe essere una variabile, ma insomma Ah, beh, sì. vabbè, questo. Non è questo, non è questo. No, non è vero, invece era proprio questo. Dove? L'hai Ah, no, perché non salvata? l'ho proprio aperta. Sì, no, non l'ho aperta da nessuna parte. Ok. Via, via. Use 7 pfils, but it's giving one. Aspetta un attimo. Eh sì, c'è un pfield 7 che era stato messo lì per un altro script, quindi in verità va bene, cioè, non dovrebbe essere un problema. L'unico problema è, vediamo se lo riesco a far sentire, perché probabilmente no. Gli dico di uscire da Da dove entra il tuo default. microfono? Perché Da dove entra il microfono? questo è il... mi sa che è così che funziona, però non lo so, non sono sicuro. Provo. Perché in teoria l'input device è appunto quello della webcam, quindi, però appunto come output non me lo dà. Vabbè, ci proviamo. Cioè io non lo sentirò probabilmente, quindi non è Non lo invece lo sento. sentiamo manco noi. Voi no. Tu lo senti almeno? Sì, io lo sento invece. Tra l'altro pure parecchio interessante. Vuole che le mando il Non file? lo so, va bene, insomma adesso diciamo che possiamo immaginarcelo. È interessante effettivamente, fa delle cose interessanti. Sì, nel senso che non esiste più il clarinetto, cioè contando il campione di clarinetto da cui siamo Beh, devi partiti. arrivare alla fine, devi arrivare alla fine per sentirlo un pochetto. Ah, beh, certo, giustamente. Ok, allora aspetti, lo devo risentire. All'inizio dovrebbe essere proprio abbastanza polvere, ma... Sì. Allora no, forse c'è qualcosa di sbagliato nel come sta riproducendo, perché rimane polveroso tutto il tempo. No, scusa, fammi vedere un attimo l'output di C-Sound. Sì. Dici sound. Torniamo su. Qua c'è il warning per tu. Allora, Devo salire ok, di lui... più? No, 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 mi serve la fine di questa roba. Ok. Cioè...
perché voglio vedere se... Aspetta, fermo. Ah no, ecco, distorcere non mi pare che distorca. No, quello no. Mi pare abbastanza... Boh, non so, se vuoi, se metti questo frammento sulla chat di... Posso provare a farlo sentire io, Sulla chat ecco. Sulla chat di Slack, diciamo. ok, mo dove caspita me lo mette sicuro qua lo cerco al volo e ricondivido. Evitare. Allora, ah, eccolo qua invece c'è, non su General però, su triennio No, secondo sul me. treno. Sì. Lo metto, va bene, lo metto direttamente così. Eccolo qua. Però ecco, non di traccia del clarinetto non mi rimane per niente. Niente. Beh, adesso appunto qua dobbiamo vedere. In verità si abbassa pure l'ampiezza, come è possibile? Perché si spaparanzano i campioni. Sono più condensati. Forse devi crescere di più con l'ampiezza perché all'inizio sono più No. concentrati. Quindi mettere tipo boh, meno 3, meno 3, meno 6. No, a guardarlo così succede della roba interessante. Aspetta, ve lo condivido. Adesso, ok, il fatto che farvelo sentire, adesso acchiappiamo questo. Questa roba qua è interessante, è frequenza zero praticamente, quindi Dio sa che cosa abbiamo combinato, dunque io entro dentro il mixer, un attimo che guardo il mixer dove esce, questo connetto questo, dovreste adesso quando lo faccio partire dovreste sentirlo anche voi. C'è il segnale dentro. Questo è solo l'inviluppo Esatto. praticamente. Perché non c'è il segnale? No, incidentalmente appunto qui l'inviluppo è abbastanza rumoroso. Però è sostanzialmente è sempre l'inviluppo, vedi? Quindi non ci siamo persi il segnale, non c'è. Aspetta. Dunque fammi rivedere un attimo una cosa. L'orchestra mi serve. Bene, si è bloccato tutto. Cioè, non stiamo tirando fuori il segnale dal dischino. Ma mi sentite? Sì.
Io ti sento. Ok, no, perché mi si è bloccata la pagina di Google Chrome mentre cercavo di condividere. Guarda. È abbastanza divertente. Succede anche questo. Ha smesso di rispondere così. Io però sono ancora in collegamento, come è possibile? No, può darsi che adesso ci sei? Non lo so, mi sentite? Sì. Ok. È assurdo. Si è bloccato così. Provo a chiudere e rientrare. Adesso ci sono, abbiamo due Leonardi. Bene. Tre in realtà. Esatto. Ce ne stanno tre? Eh sì. Il Eh beh, terzo io ho il mio alter ego e no. Ah no, beh, Leonardo. perché c'è la presentazione. Aspetta che adesso questo cerchiamo di farlo fuori. Parla un attimo che così vedo da dove viene il segnale. Ok, Eccomi. posto. Sassa. Quindi questo lo posso rimuovere. Ok. Allora, perché non esce fuori? Dunque, Eccolo. scusa, l'high speed dove C'è la miseria di speed e il K-pitch. appunto, quindi quelli ti abbiamo messo ai speed 0 e questo faceva appunto 0. No, boh, ci puoi mettere, mettici ai speed là e mettici un 1 al posto del P7, così se per caso poi lo cambi. Perfetto. Allora li esportiamo tutto. Apro solo per... mannaggia, devo fare così. Esatto, ok, perfetto. Anche se mi sembra che prenda frammenti più grandi. Comunque, glielo rimando su Slack al volo. Questo lo possiamo anche eliminare, così liberiamo un po' di... Esatto, sì. Beh, posso dire che comunque è alquanto interessante anche questo. Interessante vuol dire che non fa assolutamente quello che No, dobbiamo no, no, fare. no, no, no. Si sente bene. Cioè, beh, ripeto, anche qui vale la stessa cosa di prima, cioè per essere partiti da una base che era, non esistono più le mezze stagioni, la parte iniziale è interessante, poi la parte finale ovviamente è figlia del campione, nel senso che essendo È i più grani più mezze grandi, stagioni. si sentono le Sì, ma stagioni, esatto. Lì appunto sei tu che devi, cioè, Certo. puoi gestirla in un altro modo, puoi non andare a campioni così lunghi, oppure, beh, ecco, una variabile che non abbiamo usato appunto è questa del pitch, no? Possiamo sempre usarla, anche se sarebbe proibito secondo la logica dell'esercizio, ma insomma, vabbè. Perché, cioè, in teoria non equivarrebbe a... Beh, No, se non è cambi vero. il pitch, no, per carità, si può anche Lo legge più lentamente o più velocemente, no? certo, Ok, quindi in teoria... no, ma io vi ho detto, nell'esercizio le restrizioni che vi do sono cose contro le quali voi vi dovete ribellare
e superarle, però il problema è che non potete superarle facendo completamente altra cosa. In qualche modo dovete essere coscienti che sono delle restrizioni e che quindi se le superate piove meno, eccetera, eccetera. Trasgredite gli ordini, che è sempre una cosa un po', non va fatta a cuor leggero. Leonardo, ci sei ancora Maestro, o... dimmi. purtroppo per me è arrivato il momento di tornare a casa, mi stanno cacciando fuori, quindi devo Va andare. bene, arrivederci. Ciao ciao. La saluto e vabbè, lunedì ci vedremo anche di faccia, molto 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 probabilmente, perché ho preso la telecamera. Quindi Vabbè, lo sì, vediamo con... ci vedremo di faccia nel senso Ah, ok, su sì, Zoom. che avrai una Sì, telecamera, sì. meno male. Grazie di tutto, scusate per Leonardo, l'interruzione. ciao, Leonardo è sparito? No, io... non è arrivato il file? Ah no, aspetta, no, è che non so... Ok, eccola qua. Ok. Allora adesso lo riprendo. Già mi piace di più. Ok, siamo pronti? Non so se lo sentite. Lo sentite? Si sente? Sì, è partito bello, bello forte. Ah, bene. Allora adesso vi godete anche presto. Fa quello che gli abbiamo detto di fare, però. Cioè, abbastanza. Sì. E devo dire che appunto No, devo dire che insomma, sì, ci va ragionato un attimo. Va capito, però devo dire che appunto anche soprattutto la parte, diciamo, intorno ai 13-14 secondi, questa parte qua è abbastanza interessante. Questa parte qui è un po' statica, quella parte iniziale, no? Però anche questa, diciamo, è utile perché serve Preparare, non lo so, cioè, la parte sì, eccessiva. in un certo senso qui parte una cosa che sembra elettronica, ma in realtà tutta creata Esatto. con, no? Poi insomma non è detto nemmeno che non serva la staticità a un certo punto, per poi Sì, magari ripartire con qualcos'altro. certo. Ma anche perché Ok. qui, per esempio, si possono fare varie cose. Tu potresti fare due segmenti di funzione, cioè una che va fino a metà del pezzo e l'altra che va per l'altra metà, in cui, per esempio, la randomicità
in questo modo la randomicità è molto alta all'inizio e alla fine, no? Oppure il contrario, la mancanza di randomicità è molto, cioè veramente puoi divertirti quanto vuoi con questa roba, cioè non c'è limite rispetto a questo tipo di cose qua. Cioè, tu potresti avere una randomicità molto alta da questa parte, diciamo da qui fino a qua. Poi c'è un'altra cosa che, ecco, il fatto che l'ampiezza si muove in questo modo qui, non è un granché musicale. Forse se l'ampiezza ondeggiasse sarebbe meglio, sono un po'. Sì, piuttosto che crescere. Tieni conto che qui, per esempio, c'è un altro strumento, c'è uno strumento dal vivo che suona, no? Mettiamo conto. Per cui, voglio dire, anche il fatto che questo processo sia così un po' monolitico dal punto di vista dell'ampiezza non depone. Ecco, ma per esempio una cosa del genere come la fai? Cioè, se uno dice, aspetta, adesso mi chiudo questo così tu. Se tu volessi far ondeggiare l'ampiezza, cioè farla crescere, poi scendere, poi crescere. Con un sviluppo o sempre passando per lo script. Appunto, questo lo potresti fare con uno strumento DC Sound che scrive, no? E scrive un'ampiezza facendo un'oscillazione, ma questo lo puoi benissimo anche regolare dallo script. Lo prendo. Sì, riprendi lo script. Adesso mettiamo conto che tu vuoi fare che le note seguono un'ampiezza che ondeggia. Tutta questa parte la commento. Aspetta, adesso. Magari ondeggia, ma c'è anche una funzione lineare dentro. Cioè, si possono sommare le funzioni. Allora, come faresti a farla ondeggiare? Dovremmo creare la ragiono come un inviluppo, cioè avendo un punto di minimo e di massimo tra cui ondeggia. Devi ragionare come una funzione, cioè come le funzioni che abbiamo fatto prima. Adesso vogliamo Allora fare una beh, funzione. forse bisogna creare una parabola come nel caso di Kevin. Non una parabola. Qui ci abbiamo. Aspetta, ripiglio il file di prima. Lo vedete? Aspetti che sto ancora. Ok, sì. Ok, adesso la questione è che per esempio quello che vogliamo fargli fare, così a occhio, è questo. Abbiamo sempre la nostra funzione. Allora, gli vogliamo far fare una roba di questo tipo. Per esempio, anche mettendola. Adesso facciamola inizialmente più semplice, poi vediamo se dobbiamo complicarla. Facciamo una roba di questo tipo. Allora, prendiamo sempre i nostri due punti. Ok? Quindi facciamo che prendiamo il punto qua e il punto qua. Allora, qua ci passa dentro la nostra funzione lineare, per esempio, ma possiamo benissimo farlo anche con una funzione
ma vogliamo fare che questa funzione ondeggi un pochetto. Come facciamo? Allora, facciamo che faccia 2 volte su e giù. Allora, per esempio, e questa poi la possiamo anche, boh, possiamo farla pure persino che fa questo. Ce la faccio, vabbè, una volta e mezza. Ok, e questa per esempio c'ha un'ampiezza costante oppure potrebbe essere un'ampiezza variabile. Che cosa significa questo? Che l'ampiezza va su e giù, cresce, poi cala, poi no? Ok, qua la nostra ampiezza, l'ampiezza di questa oscillazione è costante. Questa che funzione è? Che funzione è questa funzione? Adesso vabbè, l'ho fatta male. Aspetta, provo a rifarla. Provo a rifarla. Così. Ok, naturalmente, ok, questa è una funzione sinusoidale, no? Ah, ok, sì. Non è una funzione sinusoidale, a casa mia non è sinusoide questo. Ok, è una funzione sinusoidale che è sommata sopra una funzione lineare. Cioè, queste sono due funzioni sommate. E dov'è che sono sommate? Allora, la funzione sinusoidale come funziona? È una roba di questo tipo. Y uguale una certa ampiezza, no? Amp per il seno. Beh, il seno di una certa frequenza per moltiplicata per il tempo. Ok? Siamo d'accordo? Questo è moltiplicato, Ok. eh? Ok, però questa fa una roba dritta, no? Che sta intorno allo zero e oscilla tra più amp e meno amp, vero? Se io invece la voglio far andare in salita così, cosa faccio? Faccio amp y uguale a questa roba qua, amp. Amp moltiplicato seno di t più una funzione lineare più diciamo ln più la funzione lineare, perché così questa crescerà e quindi lei si troverà sempre con un offset, no? Questo affare tira fuori un numero che sta tra più amp e meno amp, dove più amp è questo, questo qua è più amp e questo è meno amp. Ok? E come faccio a imporgli di fare solo 2 cicli? Ma ne posso 3, 5, 10, 20, quanti ne voglio? Come faccio a imporglielo? Allora, questa F deve essere calcolata in maniera che noi ci abbiamo che 2 pi greco fratto dur tot è la nostra frequenza angolare. E dopodiché, siccome ne deve fare 2 di cicli, la moltiplichiamo per 2 e questa è la nostra omega, è la frequenza.
Questo farà due cicli, cioè farà due volte su e giù. Che ne dici? Ok, sì. Quindi fondamentalmente il nostro valore di offset in questo caso è quello che dà la si può dire direzionalità in questo caso. Cioè comunque gli dice Certo. ok che devi oscillare, però devi oscillare linearmente da tot a tot valore. Perché queste questa è un'aggiunta, no? Sì. Questa tira fuori dei numeri che vanno da più amp a meno amp, ok? Esatto, sì. Poi ci sommi questa che è la funzione lineare, quindi questa quando il tempo è zero, cioè all'inizio ecco, quindi bisogna preoccuparsi che qui t deve essere t meno t0, ok? Questo t deve essere t meno t0, perché, vabbè, ma nel nostro caso t0 è 0, quindi va bene così, ok? È solo appunto in questo caso qua. Ma naturalmente, per esempio, potresti decidere che, qua appunto, una volta che c'hai le cose sotto mano, ma fai veramente quello che vuoi, potresti decidere che l'ampiezza cresce, no? Linearmente. Quindi questa vada così, vada crescendo, oppure diminuendo, cioè oscilli sempre meno, l'ampiezza cresce ma non oscilla. Ok? Ah, ok. Cioè, pu puoi In quel senso. veramente divertirti quanto vuoi. Questo potrebbe essere utile, per esempio, nel caso di un pezzo del genere, perché tu decidi che ne so, il clarinetto, allora, questa è la porzione nostra che stiamo facendo, no? E il clarinetto che sta qua, adesso facciamo una sorta di pentagramma, il clarinetto suona solo, per esempio, quando la funzione è bassa, in maniera che la si sente, lo si sente, no? Il clarinetto sta. Qualsiasi, però qua diciamo che c'è una pausa, no? Qua c'è una pausa e qui il clarinetto suona, no? Tu gli prepari un buco, qui di nuovo pausa, o se no suona più forte e qui risuona. Capisci? Cioè, puoi incastrare le cose in maniera che appunto siano come un po' come faceva Maderna, che faceva, qua ci mettiamo un'altra pausa, ok? Tutta sta roba è musica, cioè deve vivere come musica. Ok? Certo, sì. Cioè, quindi comunque prevedere la parte in cui possono No, cioè, comunicare voglio questi. dire, puoi Sì, usare vabbè, insomma, questo in generale. meccanismo per fare questo tipo di cose qua, fare ondulare l'ampiezza, o fai ondulare qualsiasi cosa, fai ondulare le frequenze, fai ondulare le durate, come ti pare a te, insomma, ecco. Ok, sì. Va bene? Ok, boh, direi che questa l'abbiamo abbastanza. Come si dice in inglese, martellata sulla testa. Ok? Che faccio? Riprendo la No, condivisione. beh, vabbè,
adesso magari ci salutiamo. questo punto. Abbiamo ok. Milo, il tuo pezzo è pronto? È già fatto, praticamente è fatto. No, ancora no, sto un po' indietro ancora. In particolar modo nella fase di registrazione. Vabbè. Quindi problemi tecnici più che altro per ora. Cioè, sto lavorando, Vabbè. spesso sto lavorando sulle altre parti, però proprio la parte di registrazione che sto indietro. Va bene. Ci vediamo la settimana prossima. Va bene. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci, buona Arrivederci serata. maestro, grazie Buona serata, ancora, buona arrivederci. serata.